perché noi abbiamo vissuto decenni, forse anche di più, nell'attesa che venisse appunto un qualcosa, un qualcuno che ci desse una soluzione ai nostri problemi. Questo qualcosa, qualcuno era sempre esterno, era sempre possibilmente un guru, un alchimista, un buon ministro, magari foggiano, ma è successo, che in qualche modo ci porta qualche risorsa. E abbiamo capito che questo non è più possibile, lo stiamo vedendo. Allora, la domanda qual è? Appunto, qual è l'utilità che Compagnia delle Opere può dare, può offrire, chiedere anche? Perché noi appunto, di fatto che cosa offriamo? Non offriamo una fiera, questa non è una fiera, questo è un momento di incontro. Adesso, per rendere più esplicito l'utilità, se voi considerate che un imprenditore normale in una giornata qualsiasi prende circa, circa 30 decisioni, in base a quale criterio prende queste decisioni? Allora, la conoscenza, lo scambio, l'incontro con altri è un elemento fondamentale per la gestione della propria impresa. Se un imprenditore non ha tutte le informazioni, le conoscenze adeguate, prenderà delle decisioni a partire da quelle che sono le sue conoscenze, che necessariamente in questo momento dove tutto tende a chiuderci, a isolarci, ogni imprenditore alla fine il vero problema, il dramma che vive è che è solo. Invece l'idea di espandere invece è la possibilità che gli imprenditori veramente si facciano compagnia, si scambiano quelle informazioni, quelle nozioni che sono la vera forza. Se voi pensate ai ristretti, noi abbiamo sempre pensato all'idea che quello che è vicino a me, che fa la stessa cosa che faccio io, non è un bene, e invece dobbiamo cominciare a pensare che questo è un valore aggiunto. Quindi il fatto che io comunichi un certo modo, una certa cultura di impresa, sembra che immediatamente mi vada contro la mia impresa, invece non è vero. Noi dobbiamo cominciare a dire la verità, cioè che noi, se cominciamo a dare quello che abbiamo, abbiamo la possibilità di una corrispondenza vera, di una soddisfazione, perché poi alla fine l'imprenditore certamente lavora per il profitto, certamente lavora per i soldi, ma fondamentalmente lavora per costruire, cioè la sua soddisfazione è che quest'opera, questa realizzazione che c'è tra le mani, cresca, produca dei frutti e sia un bene per sé, ma anche per gli altri.